Alors, bah, me présente un autre documentaire, un autre, un autre voyage que nous avons fait. Hein, sommes partout de d'Agorzi, la nostra piccola isolella. Sommes partout de Sina Napoli, in cui si degli. Bon, il documentaire era lungo, hein, o manco due ore. Abba di spiegare, sommes partout de d'Agorzi, in busca Pasquale Bauri. Sapete qual è Pasquale Bauri? Pasquale Bauri, di per noi, di un eroe, di un nostro generale, di Ogabu, Ogabu di Agorzi. Paoli è stato in esilio in Napoli, 15 anni di Azovita, Ogorcio. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capum marolangoppa, capum marolangoppa. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capum marolangoppa, a pizza e niente più. Paoli, che ti ha separato? Paoli, parce que c'est le quartier du Moyen-Âge, ça partait la ruelle qui amenait jusqu'à la fac. All'università. E noi qu'est-ce qu'on a dit? Che Paoli invitò a lei all'università. Qui dentro c'erano circa 500 monaci. 500 monaci c'erano lì. Eh beh, la neige, tu penses qu'il n'arrive pas à Naples? Sentite cosa vi dico. Cerco Moji. Moji. Oddio, davvero? Sì! È bello, no? Vuoi fare una cosa? Dov'è? Loro, hai capito quello che ti dicevo? Ma il francese della Corsica, spiega. Corsica è un amico francese. Loro vengono dalla Corsica e questo signore qua esplichi chi sei. Pasquale Bauri. Sapete chi è? Sì. È un generale. E perché lo cercate qua? Fa gli studi in Napoli. Ha studiato a Napoli? E gli spiegavo che quando noi eravamo ragazzi qui in Italia c'erano delle carte geografiche dove la Corsica non c'era. Okay. Perché la Corsica esce fuori dalla nostra giurisdizione. Voi, beh, cos'è la questione? Quello che si chiama Cappella Pappacuda. On a dit que Pasquale Bauri è venuto all'università a seguire i corsi di quale? Antonio Genovesi. Che significa Antonio Genovesi? Si realizzò nella preferenza accordata alla filosofia delle cose civili. Che significa la filosofia delle cose civili? Oh, troppo spesso. Fate. Ah, ne voglio una anche. Salutatemi. Bien sûr. Allez, fate. Tu pari di certi pazzi. Tu compri. È arrivato a 14 anni e cercavo il nostro zio, cercavo il zio. Sì, è lo zio. Stanno cercando lo zio, questo è lo zio. Lo conoscete? No. Ma chi sei? Conoscete la Corsica? La Corsica. Conoscete la Corsica? Sì. La resa indipendente. La resa indipendente nel 1000? 1755. E loro sono sulle tracce di questo signore. Pourquoi?
On est sur le... È venuto a fare i suoi studi a Napoli, nel senso che è scappato dalla Corsica con il padre, in esilio, e sono venuti a Napoli. Tu qua sono venuti a Napoli? Perché a Napoli gli aveva? Voilà, questo non lo so, loro sono napoletani, sono sicuro che non lo sanno. A Napoli, nel regime borbonico, nell'arma, c'era il battaglione Corsica, che era un battaglione fatto tutto da corsi. E allora loro sono arrivati qua, il padre è andato nel battaglione e il figlio pure, soltanto che aveva 14 anni. Quindi ha cominciato piano piano e ha fatto i suoi studi qui, in questa università, alla Federico II, che già all'epoca era, e ha seguito i corsi di Genovesi, di Antonio Genovesi. Sì. Demo, grazie. Girando per Napoli, visto che abito a Napoli da qualche anno, li ho incrociati e insomma li ho riconosciuti e un po' cresciuti giustamente. Loro sono cresciuti, io sono invecchiato, però insomma bene o male anche loro mi hanno riconosciuto e una grande gioia perché poi non sono più tornato in Corsica dai 7 mesi. Sono passato. Lorenzo. Montaggio di questo roba.